Ciao a tutti ed eccoci per una nuova puntata di Rock Politics. In questa puntata parleremo degli ormai da poco conclusi Stati Generali. Ecco, la parola d'ordine degli Stati Generali, dalle parole del Premier Giuseppe Conte, sono state futuro e gioventù. Ecco, le promesse avanzate dal nostro Premier non sono state totalmente rispettate perché, come ormai da molti anni, la linea del governo, della maggioranza, è sempre stata quella di, diciamo, ignorare le future generazioni e di non guardare appunto agli studenti universitari del liceo, abbandonati a loro stessi in una nuova didattica che mette molto in difficoltà famiglie e ragazzi. Ecco, mi concentrerei di più sugli studenti universitari, sull'università, perché le proposte del governo verso questa categoria sociale sono state molto deboli, ecco. Gli universitari sono stati abbandonati in una forma didattica nuova che non permette a molti giovani di poter studiare e continuare a studiare, in quanto in molte zone d'Italia la mancanza tecnologica, la mancanza digitale si fa sentire enormemente. L'obiettivo è quello di riuscire a formare nuove classi dirigenziali per un nuovo Stato, classi dirigenziali che siano in grado di saper competere nel mercato unico europeo. Ma ormai da molti anni l'Italia e gli studenti italiani hanno molte lacune, soprattutto nel mondo della finanza. Siamo al posto 69esimo in tutto il mondo come cultura finanziaria, e questo è molto grave, essendo uno degli 8 paesi economicamente più forti al mondo. Gli studenti universitari e le loro famiglie sono stati abbandonati dallo Stato. Perché dico questo? Perché le tasse universitarie sono rimaste invariate, nonostante non si paghi luce, non si paghi il riscaldamento, non si paghi il personale per tenere a posto tutte le aule universitarie. Ecco, questo secondo me è molto, ma molto grave. Ed è strano che non se ne parli minimamente in televisione e nei giornali. I giovani, le manifestazioni che si sono svolte in questi giorni, non hanno mai previsto una tutela nei confronti di questa categoria di giovani che si prestano a diventare la nuova classe dirigenziale del futuro dell'Italia. Ecco, come ormai succede dal 2000, l'Italia punta più sui vecchi che sui giovani, e questo secondo me è la vera sconfitta di un paese che si sta sgretolando sempre di più, piano piano. Grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata.